La concussione cerebrale è una lesione traumatica del cervello. Può essere causata da un trauma diretto alla testa, oppure da un colpo di frusta causato da una forte collisione. La perdita di coscienza può essere un segno di concussione, ma non è un fattore essenziale e si presenta in meno del 15% dei casi. Il cervello è un organo molto sensibile con scarsa capacità di recupero. Quando si subisce una concussione una prima volta, aumenta il rischio di subirne una seconda. La concussione cerebrale è considerata tra gli infortuni più complessi da diagnosticare. La concussione può causare la riduzione delle performance sportive. La concussione può avere conseguenze neurologiche gravi e a lungo termine. Il rischio di concussione esiste per giocatori di qualsiasi livello. I bambini in particolare sono maggiormente a rischio di concussione. La prima cosa da fare è riconoscere i sintomi e rimuovere il giocatore dal campo. Se avverti uno di questi sintomi, mal di testa, vertigini, confusione mentale, stordimento, problemi di vista, stanchezza, nausea, esci dal campo e chiedi aiuto al medico. Come giocatore sei il primo responsabile nella linea di intervento. Quindi, se c'è la possibilità che tu o un tuo compagno possiate aver subito una concussione, non esitare, usa la testa e ricorda. Riconoscere e rimuovere.